combattere un fenomeno che è fuori controllo. Io non ricorderò ancora dati, sono stati ampiamente ricordati, li riconoscete meglio di me. Mi basta dire, sì, l'abbiamo visti i risultati del lavoro che abbiamo fatto, vi ringraziamo tutti qui dentro per quello che avete fatto in questi anni. Sì, grazie, sì, ci pensa, sì. Sì, ma abbiamo visto i risultati nei numeri, onorevole Maggi, delle politiche che avete portato avanti in questi... No, ma guardi, non vi preoccupate. Abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone, di queste famiglie. Lei dovrebbe ricordarsi che è grazie alle politiche che avete fatto se siamo ridotti così. La ringrazio per aver partecipato. Lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire, onorevole Maggi, dovrebbe saperlo molto bene. E scusate, Gianmarco, no, smettila. Onorevole Maggi, lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, sa perché? Perché io so esattamente che cosa sto facendo. Il punto è se ve ne rendiate conto voi di quello che state facendo. Il punto è se voi vi rendiate conto di quello che state facendo. No, lo fanno a po'. Alfredo, io sono stata lunghi anni al 3%, capisco che cosa vuol dire cercare una visibilità. Li rispetto e apprezzo. 6 milioni di consumatori. Va bene, possiamo andare avanti? Vi ringrazio. Scusi, onorevole Maggi, avete organizzato per anni convegni che nessuno si è azzardato a contestare perché, onorevole Maggi, voi avete organizzato per anni convegni raccontando un mondo che non esisteva, che però nessuno si è permesso di tentare di bloccare. Nessuno si è permesso di avere questa mancanza di rispetto. Oggi dovete accettare che c'è un altro governo che è stato scelto dagli italiani per fare esattamente le politiche che sta facendo. Quando sceglieranno voi, porterete avanti le vostre. Grazie, arrivederci. Ok, allora ho perso il filo ovviamente, ma... Aspettate, qua devo ritrovare il filo. Sì, parlate con la maggior parte delle comunità. Allora, mi sono persa. Eccolo, l'ho ritrovato. Scusate. Grazie. Nella dinamica parlamentare siamo abbastanza abituati. Allora, dicevo...